congiuntivo desiderativo può essere introdotto anche dal congiuntivo dei verbi volo, nolo e malo. Vediamo alcuni esempi con il congiuntivo presente e imperfetto di volo, che è quello più frequente. Et velim, vorrei poi, scrive Cicerone ad Attico, mi scribas, che tu mi scrivessi, de gladiatoribus, dei gladiatori, ossia della squadra di gladiatori che Attico ha appena acquistato. Il desiderio espresso da Cicerone è realizzabile perché il congiuntivo presente scribas è preceduto dal congiuntivo presente di volo, velim, che abbiamo tradotto con un condizionale presente, vorrei. Si usa invece il congiuntivo imperfetto di volo, velem, quando il desiderio non è realizzabile, come in quest'altro passo di una lettera in cui Cicerone risponde alle condoglianze ricevute dall'amico Servio Sulpicio Rufo per la morte della figlia Tullia. Ego vero, davvero, servi o servio, velem, vorrei, ad fuisses, che tu fossi stato presente in meo gravissimo casu, con me nella mia gravissima disgrazia. Il desiderio espresso da Cicerone è irrealizzabile perché il congiuntivo più che perfetto ad fuisses è preceduto dal congiuntivo imperfetto di volo, velem, che abbiamo tradotto sempre con un condizionale presente, vorrei. Infatti, in questo caso, l'italiano, a differenza del latino, non conosce la distinzione tra il desiderio realizzabile e irrealizzabile. Io esaudisco i tuoi desideri, quindi sarò! In caso di emergenza le uscite sono qui, dovunque. I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza.